Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale Svapore Build. Oggi una recensione di un tank da Flavor Chasing, single coil. Stiamo parlando del iCloud Sig Mango, il fratellino minore del Moradin 25, un nuovo atomizzatore con sistema ceramico come il predecessore Moradin. Arriva in questa scatolina qua, Mango. Andiamo a vedere subito lo scratch and check per l'originalità del prodotto. Vediamo scritto un mango RTA, un vetro di ricambio, un drill tip e o-ring e viti di ricambio. Atomizzatore da 24 mm, materiale stainless steel, vetro in Pyrex. Capacità 3 ml top refill. Andiamo a vedere l'interno della scatola. Eccoci qua, ci troviamo subito le spare parts con due coil prefatte, o-ring, grani e una brugola, una chiave a brugola. E questo è il tank, il mango, con il vetro di ricambio. Eccolo qua. Io ho scelto la versione SS, acciaio, non amo gli atomizzatori colorati. Eccolo qua, il nuovo mango. Atomizzatore da 24 mm, andiamo a metterlo a confronto con il fratellino maggiore, il predecessore, il Moradin 25. Come vedete molto più basso, molto molto più basso, più compatto. Il Moradin è da 25 mm, molto più basso. Adesso non ho sotto mano il metro per misurare l'altezza, ma avete visto che in confronto al Moradin è molto più basso. Andiamo a vedere sotto che vediamo un pin 510, a vederlo così mi sembra placcato argento. La sporgenza è abbastanza importante, è abbastanza sporgente. Ecco qua, è abbastanza sporgente, ben isolato. Sotto vediamo il numero seriale 1066, ovviamente atomizzatore originale, presa dell'aria. Contrapposte, come vedete si vede da una parte e dall'altra, quindi avremo delle prese dell'aria contrapposte. Come vi ho detto, vetro Pyrex, regolazione liquido, drip tip nero di serie, top refill. Andiamo a vedere un attimino com'è questo mango. Allora, partiamo dal deck, che è la parte più importante di tutto quanto. Come vi ho detto prima, atomizzatore con sistema ceramico come il predecessore, single coil postless, quindi non abbiamo ponti per andare ad agganciare la coil, è un semplice deck postless. Come vedete, intorno abbiamo questa barriera di ceramica, qui c'è l'asola per andare ad alloggiare il cotone sia da una parte che dall'altra. Questi sono i grani per andare a stringere il filo, sia da una parte che anche dall'altra. Sono abbastanza comodi, sono fatti bene, alloggiano tranquillamente delle Clapton, delle Fused o delle Alien, perché hanno i fori molto molto grandi. Io in questo momento sto alloggiando una Fused Clapton 28x2x38 e guardate quanto spazio avanza. Avanza parecchio parecchio spazio. Calcolate che questa è una Fused. Presa dell'aria sotto, molto molto abbastanza grande, dovrebbe essere come diametro 3,5 il foro dell'aria sotto, se non da 4 mm, da 3,5 sicuro. Ok, qui sotto vediamo l'alloggiamento dove andremo a sistemare il nostro cotone, qui sotto, qui. Questa è tutta l'asola dove andremo a mettere il cotone. Come vi ho detto prima, asola dell'aria regolabile e contrapposta. Andiamo a vedere il tank, vetro Pyrex, come vi ho detto, smontiamo il vetro e questa è la campana. Come vedete, campana ceramica come il Moradin, stessa campana, dovrebbe essere proprio la stessa, solo che a differenza del Moradin, qui io non ho trovato soluzione per smontare questa ceramica. Il Moradin potevamo smontarla per
eventualmente pulirla. Qui io non sono riuscito a smontare questa ceramica. Comunque, una volta che dovremo lavarla, basta togliere le o-ring, mettere tutto in acqua calda con aceto, bicarbonato e limone, lasciare a mollo e la ceramica, diciamo che non diventa completamente bianca come nuova, ma vi assicuro che si pulisce abbastanza bene. Quindi, campana ceramica, come da tradizione di iCloud SIG. Queste sono le asole del liquido, molto molto grandi, molto grandi. Ecco qua. Qui c'è l'O-ring che va a fare pressione sul vetro. E questa praticamente è la regolazione del liquido. Aperto, chiuso. Come vedete, sulla posizione del chiuso, vedete una goccia qui, c'è una goccia che sta a significare che in questo momento possiamo fare il refill, visto che la regolazione del liquido è chiusa. Una volta fatto il refill, andiamo a girare la ghiera in senso orario e andiamo ad aprire il liquido. Possiamo anche tenerlo aperto per metà, non siamo obbligati a tenerla tutta aperta, come vedete, possiamo anche posizionare la regolazione a nostro piacere. Io di solito lo tengo tutto aperto. In posizione aperta c'è la faccina di uno che svapa. Quindi in questa posizione praticamente si chiudono le asole del liquido qua sopra e si apre l'asola sotto di alimentazione. Per andare a fare il refill, cosa basta fare? Basta fare questo movimento qua, andiamo a svitare il drip tip con la parte sottostante, c'è una filettatura sotto, ovviamente ha liquido chiuso, ovviamente, e questo è il drip tip compreso di, diciamo, un top cap per andare a fare il refill. Qui c'è un o-ring di tenuta, eccola qui, l'o-ring. Una volta fatto il refill, come vedete adesso le asole del liquido per il refill sono chiuse, perché io sotto ce l'ho aperte dall'alimentazione, però quando dovremo andare a fare il refill chiudiamo le asole sotto e andiamo a fare il refill. Asole abbastanza generose, insomma non sono grandissime per fare refill, ma si fa senza problemi, senza problemi. Non c'è nessun problema. Ok, questo è tutto il sistema del mango. Andiamo a rimontarlo, così vi faccio vedere di nuovo il mango rimontato e poi andiamo a fare una rigenerazione. Filettature abbastanza buone, la fattura è solita di iCloud SIG, niente di eccellente, ma neanche, insomma, un atomizzatore fatto male. È fatto bene, qualità-prezzo ci può stare. Avvitiamo, eccoci qua, e questo era il mango iCloud SIG visto da vicino. Adesso lo metto sul coil tab e andiamo a fare una rigenerazione e poi una chiacchierata finale. A tra poco. Eccoci ragazzi per la rigenerazione di questo mango iCloud SIG. Per questa rigenerazione sto usando una Fused Clapton 28x2 acciaio 316 esterno 38GA Nichrome 80. Resistenza da 0,39 ohm, sono 6 spire su punta da 3 mm. Andiamo a vedere come si accende la Fused. Io l'ho già rodata, ma vi faccio vedere come si accende. Come vedete, si accende perfettamente. Andiamo a mettere il cotone all'interno. Per questa rigenerazione ovviamente userò il classico e intramontabile bougie con il metodo Scottish Roll. Allora, prima di andare a inserire il cotone, vi faccio vedere l'altezza della coil, altezza a 3 mm dal foro dell'aria, come vedete. Abbiamo parecchio spazio, possiamo tranquillamente fare delle single coil anche su un diametro 3,5. Perché come vedete il foro dell'aria sotto ci permette di fare delle coil anche su un diametro 3,5. 4 mm è forse un po' troppo eccessivo e andiamo un po' oltre
la superficie del foro dell'aria, ma da 3,5 ci può stare tranquillamente. Io in questo momento c'ho un diametro 3 e come vedete spazio ne abbiamo a volontà. L'unico problema è non andare oltre la superficie dell'airflow sottostante, ok? Una volta inserito il cotone, cosa facciamo? Andiamo a prendere un attimino le misure per andare a tagliarlo. Io faccio così di solito. Io so che praticamente lo devo tagliare a quell'altezza lì. Io il cotone lo faccio arrivare fino a fondo deck. Utilizzo il liquido 70-30. Vi assicuro che si alimenta molto molto bene questo mango. Forse addirittura meglio del predecessore Monadin 25. Lo sfino un pochettino, leggermente. E poi lo vado ad alloggiare all'interno. Per effettuare questa operazione ci conviene bagnare il cotone con il liquido e andiamo ad alloggiare il cotone nelle asole. Perfetto, questo è il risultato finale. Come vi ho detto prima, sono 6 spire diffuse Clapton su punta da 3 mm, resistenza a freddo da 0,39 ohm. Questo è il risultato finale. Il cotone alloggiato dentro le asole, come vedete, sia da una parte che dall'altra. Quindi una volta fatto questo, facciamo una prova di attivazione prima di chiudere tutto. Facciamo un rodaggio della coil. Perfetto. A questo punto andiamo a avvitare il tank. Lo avvitiamo per bene, ok? Per fare il refill non serve chiudere l'aria, visto che abbiamo comunque la regolazione del liquido. Andiamo a svitare la parte superiore dove è alloggiato il drip tip. Ci assicuriamo che l'aria è chiusa, come vedete. Andiamo a fare il refill. Una volta fatto il refill, chiudiamo e apriamo il liquido. E questo era il mango di iCloud SIG, visto da vicino e rigenerato. Quindi sposto la telecamera e facciamo una chiacchierata finale. Vediamo un attimino come funziona e se vale la pena acquistare questo tank da flavor chasing. A tra poco. Allora ragazzi, eccoci qui per la prova di svapo e una chiacchierata finale di questo mango di iCloud SIG 24 mm. L'ho messo sulla IPV Velas, una box che vi farò vedere a breve, molto molto bella come combo, come vedete. È una dual battery. Ve ne parlerò nei prossimi video. Quindi resistenza finale da 0,42 ohm, 37 watt, 3,94 volt. Andiamo a vedere come funziona questo Mango iCloud SIG. Allora ragazzi, cominciamo nel dire che questo atomizzatore in Cina si trova a circa 20 euro originale, quindi partendo dal presupposto che non possiamo pretendere che ci sia una qualità ai livelli di magari il primo nome che mi viene in mente di Svoj Mesto, ma comunque detto questo, l'atomizzatore è fatto bene, qualità-prezzo, è fatto veramente bene. Partiamo dal lato negativo di questo atomizzatore che è assolutamente la capienza. La capienza è da 3 ml, ragazzi, e se utilizzato con delle fuse o delle Klepton, come lo sto utilizzando io in questo momento, il liquido scende veramente molto molto in fretta, anche perché si alimenta bene,
non abbiamo il problema delle bolle che si bloccano qui fra il vetro e l'asola, si alimenta benissimo, all'interno c'è un liquido 70-30, non fa una piega, assolutamente. Il deck ceramico, diciamo che è fatto bene, il deck postless con i grani stringono abbastanza bene, non mi hanno dato problemi. Possiamo alloggiare coil anche sul diametro 3,5. L'atomizzatore non scalda eccessivamente, anche perché essendo un single coil da 24 mm, l'area ne abbiamo per essere comunque un single coil, diciamo che è forse leggermente un po' più arioso di un Adali, per intenderci. Quindi aria ne abbiamo. Quindi possiamo sbizzarrirci anche con coil su diametro 3,5, perché no? Come vi ho detto, si alimenta molto bene. L'unico difetto è la capienza da 3 ml, avrebbero potuto allungarla magari a 4, almeno a 4 ml. Per essere un single coil a 4 ml ci può anche stare. Ma per il resto io, ragazzi, difetti non ne ho trovati assolutamente. Condensa non ne fa. L'ho provato, lo sto provando già da 3 settimane intensamente. Ci avrò svappato come minimo 60-70 ml, se non di più, all'interno, e non mi ha mai dato problemi. Aroma come il predecessore Moradin, di tutto rispetto, anzi aroma top di gamma per i tank, specialmente con i cremosi. La ceramica secondo me dà il meglio di sé con liquidi cremosi complessi, ricette cremose complesse, non monogusto, ovviamente. Con liquidi cremosi complessi, secondo me questo tank rende veramente, veramente molto bene. Rende bene anche con i fruttati cremosi, perché no? Ovviamente vi farà risaltare di più le note cremose, secondo me. La ceramica ha questa caratteristica qua. Ottima, ottima, ottima la regolazione del liquido, veramente fatta molto bene. La regolazione del liquido è ottima, cioè si apre e si chiude a scatto. Come vedete, fa lo scatto e si apre e si chiude, non abbiamo nessun problema. È facilissima da aprire e chiuderla, quindi magari quando siamo in macchina o quando abbiamo l'atomizzatore in tasca, basta chiudere il liquido e siamo tranquilli che l'atomizzatore non ci perderà neanche una goccia. L'atomizzatore non perde neanche a regolazione del liquido aperta, ve lo assicuro. Io il cotone, come avete visto, lo metto fino in fondo e non mi ha dato problemi né di secche né di allagamenti. Io di solito lo uso fra i 35 e i 40 watt con questa rigenerazione. Potete tranquillamente usare anche dei fili più piccoli, quali 26 gauge, anche perché no, 24 gauge. Li potete sbizzarrire con i fili che volete, anche con un 22 gauge, anche se io lo preferisco con delle coil comunque complesse. Io i fili singoli, ormai i fili semplici li uso veramente poco, preferisco le coil comunque complesse, visto che ormai me le faccio io. Quindi, ragazzi, che dire, iCloud SIG ci ha abituato bene con il Moradin, e secondo me con questo atomizzatore da flavor chasing single coil continua a stupirci assolutamente, sia per la qualità prezzo eccellente, 20 euro originale, un atomizzatore è il top del top, e in più il classico sistema ceramico di iCloud SIG, che aiuta a far sì che il rilascio aromatico sia il più pulito possibile, che ci siano meno interferenze alla svapata, quindi il più reale possibile. Quindi, ragazzi, io sono 3 settimane che lo uso, sono rimasto piacevolmente soddisfatto. Non ho da segnalarvi nessun difetto, a parte la capienza, ma che comunque il refill è veramente una stupidata a farlo. Questione di 1 minuto, neanche 40 secondi, basta chiudere il liquido, svitare qui, fare
fare le file e richiudere di nuovo, che possiamo tranquillamente di nuovo svappare. Ovviamente con le generazioni più tranquille, con fili più piccoli, più fini, ovviamente avrete più autonomia sicuramente. Aroma top per i tank, ovviamente non è paragonato a un dripper single coil, ma comunque per essere un tank, ragazzi, top veramente questo Mango di iCloud Sync. Ok ragazzi, atomizzatore tank consigliato. Se avete bisogno di un tank single coil da flavor chasing, ve lo consiglio, provatelo anche perché costa veramente poco. Quindi ragazzi, vi lascio con l'ultima svappata. Invito a mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi a questo canale, condividete il video se vi è piaciuto, commentatelo sotto. Vi ricordo che questo canale è collegato a un gruppo Facebook, Svapore Build, ha anche una pagina sempre Svapore Build, seguitemi su Instagram e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!